Adesso ti mostrerò come pulire il maschio e la femmina della culisse. Applico dell'acqua sugli esterni del maschio e della culisse e passerò poi con un pezzo di carta assorbente in modo tale da rimuovere i residui della precedente lubrificazione. All'interno dei tubi, sia del maschio sia della femmina della culisse, si accumula spesso sporcizia, che è il risultato della condensa e di tutte le ore di pratica che noi faremo col nostro strumento. Prima di tutto, facciamo scorrere dell'acqua all'interno dei tubi del maschio della culisse. Poi agitiamo e lasciamo defluire l'acqua. Adesso ripetiamo lo stesso procedimento sull'altro tubo. Nella prossima fase asciugheremo gli interni del tubo. Prendiamo uno strappo di carta igienica, pieghiamo in questo modo il nostro pezzettino di carta igienica, lo inseriamo nell'asola del ferro. Adesso, facendo molta attenzione, inseriamo l'asola del ferro con il pezzettino di carta igienica all'interno del primo tubo e lo facciamo scorrere, andando avanti su e giù, per così rimuovere tutta la sporcizia. Ti consiglio di ripetere lo stesso procedimento di pulizia fino a quando gli interni dei tubi non saranno perfettamente puliti e asciutti. Adesso passiamo alla pulizia degli interni della femmina della culisse. Facciamo scorrere l'acqua all'interno del tubo e la facciamo defluire dall'altra estremità. Dopo un po', arrestiamo il flusso dell'acqua, riempiamo i due tubi, scuotiamo e facciamo defluire l'acqua dalla parte di tubo dalla quale abbiamo fatto passare l'acqua. Invertiamo adesso il procedimento. E facciamo defluire. Ricordiamoci anche una volta di riempire completamente il tubo e di far uscire l'acqua dalla valvola di scarico. Asciughiamo gli esterni della femmina della culisse con un po' di carta assorbente. Ok. Adesso ripetiamo lo stesso procedimento della pulizia degli spazi interni della femmina della culisse, così come abbiamo fatto per il maschio. Se per sbaglio ti rimane incastrato un pezzettino di carta all'interno dei tubi della femmina della culisse, non preoccuparti. Ti basterà riempire i tubi della femmina della culisse con dell'acqua calda e lasciarla in ammollo per alcune decine di minuti.